Mercoledì 12 giugno, buongiorno Friuli dalla redazione di Udinews TV, la nostra prima ora di diretta assieme con la rassegna stampa, i quotidiani nazionali e locali, ma ci sarà spazio anche al meteo, al traffico, le prime esterne di giornata con la nostra Angela Accaino e poi lo sport tra mercato e nazionali. Partiamo dando un'occhiata a come si sta risvegliando la nostra regione con le webcam che ci arrivano dal territorio, dalle montagne dove il cielo pare lievemente nuvoloso con il sole che dovrebbe comunque fare capolino e anche al mare alcune nubi che si distinguono sul cielo che copre la località balneare friulana. Partiamo ora ad ascoltare anche nel dettaglio quali sono le previsioni di oggi con il nostro meteo. Il meteo è offerto da... La Proloco Turrida presenta la 38esima edizione della Sagre dai Cais. Scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel Parco sul Tagliamento sulla pagina Facebook ufficiale Sagre dai Cais. Azienda Agricola Le Celline. Produzione e vendita diretta Vini Colli Orientali. Via San Pietro 14 e San Martino di Codroipo. Telefono 348 40 46 727. Segui la pagina Facebook ufficiale. La Paella, ristorante spagnolo, a Lignano Pineta. Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di mercoledì 12 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio possibile qualche isolato temporale sui monti. Venti di brezza. Le temperature. Sulla costa 21-24 gradi di minima, 26-28 gradi di massima. In pianura 18-20 gradi di minima, 28-31 gradi di massima. A 1000 metri 18 gradi e a 2000 metri 12 gradi. Un arrivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Il meteo è stato offerto da... La Proloco Turrida presenta la 38esima edizione della Sagre dai Cais. Scopri gli appuntamenti di giugno in programma nel Parco sul Tagliamento sulla pagina Facebook ufficiale Sagre dai Cais. Azienda Agricola Le Celline. Produzione e vendita diretta Vini Colli Orientali. Via San Pietro 14 e San Martino di Codroipo. Telefono 348 40 46 727. Segui la pagina Facebook ufficiale. La Paella, ristorante spagnolo, a Lignano Pineta. Ed ora uno sguardo alla situazione del traffico in autostrada con il sito Info Viaggiando. Possiamo osservare come sia già molto complicata la situazione con code che vengono segnalate già all'altezza dello snodo di Palmanova in direzione Venezia tra Villesse e La Tisana, poi sul tratto di A4 con incolonnamenti già di mezzi pesanti, come riusciamo anche a vedere da una delle webcam che arrivano proprio da Autovie Venete. Vedete che l'immissione in A4 da Udine Sud è già a rilento. Situazione difficile sul traffico in autostrada anche all'altezza della tangenziale di Mestre, con altre code segnalate sempre dal portale Info Viaggiando, come possiamo vedere proprio in prossimità della città lagunare segnalati altri incolonnamenti. Situazione complicata per quanto riguarda i lavori anche in A23 nel tratto tra Carnia e Udine Nord, con diversi scambi di carreggiata, rallentamenti e corsie ridotte. Nessun problema sulla A28 e nemmeno sulla A34, quindi si preannuncia un'altra giornata difficile in autostrada. A proposito di notizie live, ci è arrivata poco fa anche la notizia di un incendio divampato all'alba a Treppo Grande nel Friuli Collinare. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Naturalmente nel corso di questa rassegna e nelle prossime edizioni ulteriori aggiornamenti. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali a partire dal Corriere della Sera, che in apertura titola: tassa sui soldi nascosti.
Cassette di sicurezza, Salvini lancia l'imposta, sul debito l'Unione Europea avverte Roma, Juncker, l'Italia rischia che si apra una procedura di infrazione. E poi ancora le altre notizie in prima sul Corriere, la principessa lobbista contro Milano e Cortina, si parla delle Olimpiadi invernali e della Svezia con i loro reali a caccia di voti per far passare invece la loro candidatura. Lasciamo la prima del Corriere e andiamo su Repubblica con lo sfogo di Conte. Così vanno a sbattere il Premier contro Salvini e Di Maio. Il resto, se mi convincono, non se devo essere io a convincerli. Via libera al decreto sicurezza bis, multe alle navi promigranti che sfidano i divieti. Legittima difesa, il tabaccaio di Ivrea sparò al ladro alle spalle. E poi a centropagina i 90 anni di Anna Frank, perché il suo diario vivrà per sempre nonostante gli attacchi e le accuse di falso. Questo fondo a firma di Corrado Augias. Le altre notizie che troviamo richiamate in prima su Repubblica: l'Italia, la Lega vuole Atlantia, e poi CSM, altri nomi nell'inchiesta, il reportage, la lunga lotta dell'Ital Pizza, e infine la Nazionale. La nazionale maggiore di Mancini, bella nazionale al quarto centro. La vittoria ieri per 2-1 sulla Bosnia, ne parleremo ampiamente nella seconda parte. Continuiamo con le prime pagine dei quotidiani. Libero, che titola Conte crede di essere Premier, roba da matti. Non ha mai preso un voto, la sua lista è accreditata all'1,8%, eppure l'avvocato del popolo bacchetta il vice premier e vuole trattare con l'Unione Europea, neanche fosse. Il presidente del Consiglio, scrive Libero, più sicurezza, la Lega incassa il decreto che multa chi ci porta i migranti. A centropagina abbiamo Salvini, Baruba, il libro di Salvini boicottato dalla sinistra, terza ristampa in pochissime settimane. Da Libero ci spostiamo ora sulla prima pagina della Stampa di Torino. In apertura al titolo, Salvini a caccia dei soldi nelle cassette di sicurezza. Abbiamo trovato anche questa notizia sul Corriere. E poi a centropagina, Kim fece uccidere il fratello, era un informatore della CIA, la notizia che arriva dalla Corea del Nord. Lasciamo anche la Stampa e andiamo sul Gazzettino. L'apertura, Salvini mossa contro i vertici, i veti dell'Unione Europea. Juncker avverte, l'Italia rischia una procedura per anni, Conte replica, lui sbagliò già con la Grecia. A centropagina, Veneto stretta sulle locazioni turistiche, varata dalla Regione la nuova legge che disciplina gli affitti per le case vacanza. Di taglio alto l'economia con la notizia che il gruppo Benetton torna a chiamare Mion al timore. Al timone della edizione, una società del gruppo, il manager scioglie la riserva, guiderà la holding. Lasciamo anche la prima del Gazzettino, ci spostiamo sul Giornale. In apertura Salvini, ipotesi patrimoniale. Folle idea tassare i risparmi nelle cassette di sicurezza degli italiani. Bruxelles dà l'ok all'euro mazzata su Roma, finita pace tra Conte e leghista, approvato il decreto sicurezza bis, ma è dimezzato. A centropagina, boicottaggio a Trieste. Gli intellettuali chic hanno paura di una statua di D'Annunzio. Lo firma questo articolo Fausto Biloslavo, che ricorda le statue di Svevo, Saba e Joyce. A Trieste sì, ma no a quella di D'Annunzio. La miccia per bloccare il vate accesa dal PD, alimentata dalla solita intelligenza politicamente corretta. E poi a centropagina il golpe dei giudici, governo razzista, delirio toghe rosse all'attacco di Lega e 5 Stelle al congresso di Area. Lasciamo anche il Giornale, andiamo sul Fatto Quotidiano. In apertura la sfuriata di Conte a Salvini, basta dipingermi come il nuovo Monti, se no ti sbugiardo. Nel primo vertice post europeo il Premier strapazza il capo leghista. A centropagina invece depistaggi su Via D'Amelio, due PM indagati per calunnia. E poi ancora Mattarella come Re Giorgio, PM di Roma, tutto da rifare, il nuovo procuratore verso il rinvio. Dal Fatto Quotidiano ci spostiamo sul Sole 24 Ore, le notizie
dell'economia con Juncker sul debito. L'Italia sbaglia, tria, saldi rispettati. Ancora i temi economici incastrati alle tensioni politiche. Poi ancora la quota 100 tesoretto di 5-6 miliardi, le cartelle, la sanatoria fino al 31 luglio. E poi anche il Sole 24 Ore riporta la notizia dei Benetton che richiamano il manager Mion per guidare il ricambio in edizione holding. Chiudiamo la nostra carrellata con il manifesto. Raggiro di vite, questo è il titolo scelto. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto sicurezza bis, tanto caro a Salvini, per fermare i soccorritori dei migranti. Non ci sono le annunciate multe per ogni migrante salvato, ma sequestro e sanzioni fino a 50.000 euro alle navi che entrano in acque internazionali. E poi di taglio alto, la sanità affonda, altri tagli in vista, in 10 anni sottratti oltre 28 miliardi al servizio sanitario nazionale. Si continua a parlare anche di Whirlpool, scontro Di Maio azienda, a Whirlpool prima chiude, poi nega. Ci fermiamo qui con la prima parte dedicata ai quotidiani nazionali. Andiamo a leggere le notizie di casa nostra. Partiamo dal Messaggero Veneto che in apertura titola: da Sauris al mare il turismo resta senza stagionali. Perché? Perché manca il 25% del personale. I sindacati, troppo lavoro e salari bassi. Un albergatore sbotta, per prima cosa chiedono: ho il sabato libero. Ancora dalla prima, i roghi in fabbrica, l'imprenditore ustionato ieri a Oleis di Manzano, due gli incendi divampati, il primo in mattinata, il secondo nel pomeriggio, con l'imprenditore appunto di una ditta di sedie finito in ospedale, ne parleremo tra poco. Le altre notizie richiamate in prima sul Messaggero: prima uno scoppio, poi sono piovute schegge incandescenti, è successo a Cividale vicino alle acciaierie. A Lignano invece scatta l'allarme in un albergo per una fuga di cloro, l'intervento anche in questo caso di vigili del fuoco. Truffa da 10.000 euro e blitz della polizia, due arresti e 5 denunce, e poi il terremoto in giunta alla Tisana con un assessore che si dimette. Le altre notizie ancora: la giudiziaria con il delitto Tulissi, Caligaris che sceglie il rito abbreviato, i difensori pure lui è vittima. E poi il processo: sparì un milione destinato ai bisognosi, 4 anni e 6 mesi, questa la richiesta del PM. Una passeggiata di Bressani nel giorno dei suoi 90 anni invece, l'articolo a firma di Paolo Medeossi che racconta e ricorda il sindaco e storico esponente della DC. Andiamo all'interno per approfondire alcune delle notizie che abbiamo trovato in prima. Il tema dei lavoratori stagionali con i sindacati che denunciano paghe basse per le tante ore imposte. Giacomini della CGIL, liquidato in nero il lavoro che supera le clausole contrattuali. Marini della CISL, anche qui c'è chi rinuncia alla fatica per il reddito di cittadinanza. Quanti ne mancano? Mancano almeno 2.800 stagionali, introvabili cuochi e camerieri. Da Sauris a Lignano la stessa difficoltà a reclutare il personale, pesano la scarsa esperienza e il molto impegno richiesto. Queste le cifre che sono emerse dalla indagine del Messaggero, con 11.241 stagionali nel 2017, saliti a 11.486 nel 2018. Quest'anno si stima ne manchino appunto 2.800, il 30, il 50% degli stagionali arriva dall'est Europa. C'è anche l'intervento dell'imprenditore lignanese Bruno Della Maria che dice: pochi hanno voglia di fare sacrifici. E poi appunto anche le parole di Federalberghi attraverso la sua presidente Paola Schneider, che dice: in montagna la stagione è più breve, quindi le criticità aumentano. Martin Manera, sempre da Lignano: la professionalità scarseggia, la scuola è fondamentale. Andiamo avanti con le pagine interne del Messaggero Veneto e ci spostiamo sulle pagine legate alla regione, con i fondi agli eventi sportivi, 2,7 milioni di euro messi a disposizione dalla regione. La parte del Leone la fa Trieste con la Barcolana, la regata velica è quella con i maggiori stanziamenti, finanziata anche la maratonina e l'Italian Bahia di Pordenone. Poi c'è tutto l'elenco, c'è la polemica tra Jacob e Bini, bandi turistici in ritardo, dice l'ex presidente del Consiglio regionale, esponente del PD, la risposta dell'assessore al turismo: il compito è dei funzionari.
ancora dalle pagine interne del Messaggero Veneto. La Tecarso li licenziò per crisi aziendale, il giudice ha stabilito che tutto ciò era illegittimo. La società è nata con l'acquisizione del gruppo Cepparo, è stata condannata a reintegrare e risarcire i 5 dipendenti. Infermieri, riparte il concorsone, oltre 9.000 soprattutto dal sud. Il 2 luglio in Fiera Udine è prevista la preselezione per la prima scrematura, la regione con più candidati è la Campania, sono oltre il doppio dei friulani. Andiamo alle pagine di economia. Con le esportazioni in frenata nel primo trimestre, giù le navi su il mobile, la cantieristica manda in negativo il saldo, meno 3,2%, a parte l'Emilia Romagna, l'intero nord-est è in flessione. C'è poi anche l'intervento dei costruttori, Lance, Pordenone e Trieste, il passaggio di testimone tra Riccesi e Santin. Andiamo alle pagine dedicate a Udine Città da parte del Messaggero. Si continua a parlare di via Mercato Vecchio dopo l'incontro pubblico promosso dal Comune. C'è l'intervento degli amici di via Mercato Vecchio che dicono: avevamo chiesto il via libera a Natale, siamo preoccupati, oggi apre il cantiere in via Aquileia. Il porta a porta invece aumenta la bolletta e non assicura più differenziata. Le critiche dall'opposizione mostrano i conti da 11 a 11,3 e Mazza della Lega contesta alla NET la poca chiarezza. Andiamo a parlare in provincia dei diversi incendi, anche con l'aiuto dei nostri servizi di ieri. Abbiamo visto che è stata una giornata di super lavoro per i vigili del fuoco, che sia in mattinata sia nel pomeriggio sono intervenuti a Manzano, nel primo caso in fiamme una segheria, danni ingenti alle coperture e alle vetrate, i pompieri a lavoro per oltre 4 ore alla GM Legno, l'allarme alle 6, bruciati bancali e materiali accatastati. Per quanto riguarda invece nel pomeriggio l'incendio in un'azienda di sedie e l'arti legno di Oleis, il ferito raggiunto dalle fiamme ad una gamba è stato trasportato all'ospedale. Allora, proprio su questo intervento andiamo ad ascoltare il servizio, la testimonianza di uno dei lavoratori. Una scintilla, un cortocircuito potrebbero essere all'origine del rogo divampato questo pomeriggio all'interno della Arti Legno di Oleis, storica ditta di produzione di sedie affacciata sulla strada regionale che porta a Manzano. L'allerta è scattata attorno alle ore 15 quando si è sentito uno scoppio provenire dal reparto verniciatura. Ad avere la peggio il titolare, raggiunto da una fiammata alla gamba. Grazie al tempestivo intervento di uno dei dipendenti, prodigatosi a cercare alcune coperte, l'uomo è stato soccorso e il fuoco che gli stava bruciando i pantaloni è stato arginato. Poi l'arrivo dei vigili del fuoco e del personale del 118 che ha permesso da un lato di spegnere il rogo all'interno del reparto e di trasportare poi d'urgenza con l'ambulanza il ferito in ospedale a Udine, il quale è stato assistito anche dal figlio, per lui una ustione all'arto inferiore. Tanta paura tra il personale dello stabilimento, una ventina di dipendenti, che hanno evacuato immediatamente i reparti di produzione raccogliendosi nel piazzale d'ingresso. Allora, ho sentito a un certo punto un po' di rumore, pensando fosse caduto qualcosa. Le colleghe urlavano come impazzite, sono scese tutte le scale, ho visto sia uno fuori, capannone pieno di fumo. Allora ho chiamato subito i pompieri, ho fatto evacuare velocemente tutto il capannone, spostato le macchine. Il fumo aveva già raggiunto la mensa, gli uffici. Quindi tanta paura, attimi concitati. Diciamo che è un bello spavento per tutti, anche perché in pochi minuti la piena di fumo dappertutto. Attorno alle 17.30 i pompieri, giunti sul posto con 3 mezzi e un'autogru del comando provinciale di Udine e del distaccamento di Cividale, hanno spento definitivamente le fiamme, bonificando il reparto interessato dall'incendio. Sul posto i carabinieri di Manzano per accertare le cause, danni ingenti in corso di quantificazione, anche perché il rogo ha compromesso parte della copertura. Oddio, adesso non so direttamente perché non ho visto i pompieri, ma il tetto sicuramente è un danneggiato. Qualche attrezzatura lì, la cabina di verniciatura senz'altro. Ed ora apriamo il dorso friulano del Gazzettino, in apertura l'omicidio Tulissi, lo sfogo di Caligaris, la difesa sceglie il processo con rito abbreviato per chiudere in tempi brevi il caso accaduto nel 2008. I legali dell'imprenditore, una doppia vittima dell'assassinio e del processo, l'udienza e i familiari della donna uccisa saranno parte civile.
Gli altri dati, quelli dell'export, meno navi cala l'export regionale, giù di oltre 3 punti rispetto a un anno fa, meglio la meccanica, Udine e il mobile. Poi sempre in prima sul Gazzettino, la corsa a riaprire i sentieri turistici, Udine rifiuti, battaglia sulla raccolta porta a porta, Regione, Uti e Province, botte e risposta tra Movimento 5 Stelle e Lega. Andiamo ad ascoltare ora nelle flash news le altre notizie di cronaca della giornata di ieri. Esplosione stamattina verso le 8.30 alle acciaierie di Cividale, nella zona industriale della città ducale. Secondo i vigili del fuoco, tutto è stato dovuto a un pezzo del materiale in lavorazione alla fonderia posizionato all'esterno dello stabilimento, nel momento in cui si è acceso l'impianto automatico di irrigazione. L'acqua è finita sull'acciaio incandescente, provocando fumo e vapore acqueo e causando il forte botto. Le scintille hanno fatto sì che alcune sterpaglie prendessero fuoco. Non ci sono comunque stati danni per persone o cose. Ai domiciliari a Tavagnacco stava progettando la fuga nel suo paese d'origine. Un 23enne albanese, condannato per spaccio, protagonista di diverse violazioni della misura cautelare adottata a suo carico, è stato arrestato dai carabinieri del nord di Udine. A casa del giovane sono stati anche trovati e sequestrati 2 grammi di cocaina. La squadra dei vigili del fuoco di Magnago, con 2 automezzi, ha soccorso un boscaiolo ferito all'Esis di Clout, lungo la strada della Pinciadona che sale dall'abitato verso la casera Pradut. Sul posto anche il personale del 118 con l'ambulanza. Un autotrasportatore tarcentino di 56 anni è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri del nord di Udine al volante della sua auto, ubriaco, nella zona di Magnano in Riviera. Una volta sequestrato, il veicolo è stato affidato alla sorella del guidatore, ma salita al posto di guida, la donna è stata spintonata fuori dal fratello che ha dato in escandescenze. I militari dell'arma sono quindi dovuti intervenire, rimediando diverse lesioni. Solo l'uso dello spray urticante in dotazione ha permesso di calmare l'intemperante autista. Incidente stradale poco prima dell'1 di questa notte a Codroipo, in via Latisana, dove un automobilista di passaggio ha segnalato al NUE una vettura fuori strada, capottata, vicino al supermercato Cadoro. La donna che guidava è rimasta ferita ed è stata trasportata con l'ambulanza al pronto soccorso. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Fagagna per rilievi e accertamenti. Incidente stradale anche a Udine, in via Montefesta, sulla rotonda con viale Vatt. Un ciclista è caduto autonomamente dalla bici ed è rimasto ferito rovinando sull'asfalto. L'uomo è stato trasportato in pronto soccorso per le medicazioni. La polizia di Gorizia ha arrestato un 27enne per evasione. Gli agenti delle volanti hanno riconosciuto l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto alla detenzione domiciliare tra gli avventori di un bar di via Crispi. Il giovane si è giustificato dicendo di essere autorizzato a lavorare al di fuori della propria abitazione e di essere appena arrivato nel locale per una breve sosta. Guardando le immagini delle telecamere, i poliziotti hanno però visto che l'uomo si era assentato dal lavoro già dal primo pomeriggio ed era nel bar da oltre 2 ore, tanto da aver ordinato più volte da bere per se stesso e per alcuni clienti del locale. E a proposito dell'aggiornamento su una di queste flash news, andiamo sulle pagine pordenonesi del Gazzettino per quanto riguarda proprio l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino con il 73enne che si taglia facendo legna, task force di soccorritori d'emergenza ieri sui monti di Clout, si temeva potesse morire dissanguato, l'ambulanza e l'elisoccorso sopra l'Esis, l'intervento appunto per salvare l'anziano. A proposito di destrataglamento, andiamo ad aprire il dorso pordenonese del Messaggero Veneto che in primo piano racconta del via al censimento sulla viabilità. Il sindaco posta le foto del restyling, questionario in 1800 famiglie per capirne gli spostamenti, prime immagini anche del porfido, delle vie Brusafiera e Mazzini, l'anteprima, ecco come cambia il cuore della città. Queste le immagini del nuovo porfido posato a Pordenone. Andiamo ora sulle pagine goriziane del Messaggero Veneto. In apertura, Transalpina epicentro turistico, visitatori da 60 paesi, decolla la piazza simbolo della caduta del confine in 3 anni, 22.000 turisti, preziosa l'attività dell'Infopoint che ha promosso anche le visite nelle ville storiche, il Grand Hotel
Entourage prossimo alla riapertura e poi il sindaco Ziberna che ha un piano, Museo del Vino in Borgo Castello, il convegno di Porte a Nord-Est. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina dedicata a Monfalcone con i dati sulla crescita della comunità bengalese che raggiunge quota 2.649 in 5 anni. Si sono aggiunti 783 residenti, oltre l'8% della popolazione. Aumentano le dichiarazioni di ospitalità, ne sono state presentate 1.672 nei primi 4 mesi. C'è anche l'intervento del sindaco Cisin che dice va rivista la normativa sui ricongiungimenti. Andiamo ad aprire ora anche le pagine del Piccolo di Trieste. Da un lato l'apertura sulla questione Miramare a rischio declassamento, piovono i no, governo in frenata, Fedriga rassicura, Roma conferma, l'ipotesi è superata, ma il ministro Bonisoli dice nulla di deciso, l'idea lanciata dal leghista Pittoni, meglio la gestione diretta da parte del Comuni. Per quanto riguarda Trieste, poi da Opicina a San Vito, città ostaggio di 50 cantieri, e ancora il vertice Ince a Trieste con il primo ministro e il ministro degli esteri sloveno a Trieste, Cerar, Lubiana lavora con Roma per le sinergie tra i nostri porti. A proposito di Porto, una sede dei vigili urbani in Porto Vecchio nel 2020, il bilancio della polizia municipale. Troppi pericolosi, la Slovenia batte 175 orsi e 11 lupi. Di taglio basso, ancora dalla città giuliana, parte il countdown per l'apertura dell'Hilton a Trieste, il nuovo hotel nell'ex sede della RAS. L'apertura del dorso del Piccolo di Trieste ci congeda, ci rivediamo tra poco per la seconda parte con lo sport, i primi collegamenti in esterna con la nostra Angela Caino e gli aggiornamenti sul traffico e il meteo. Tra poco.